Solo quello che è successo dal campo, riprendi. Non si deve giocare, non si deve giocare, avete sentito? Dicono proprio così i tifosi, e non si gioca, il calcio si ferma, il calcio che non si è fermato per la tragedia delle Iseli, il calcio che non si è fermato per l'11 settembre, il calcio che non si è fermato per l'11 marzo, per la tragedia di Madrid, si ferma per una finta notizia, si ferma perché due o tre energumeni scendono in campo e minacciano i giocatori, e i giocatori si fermano, i giocatori accettano l'ordine di quelli che sono i nuovi padroni del calcio. Dobbiamo dire che forse era meglio che c'era il morto, cioè se ci fosse stato il morto a sto punto forse oggi non c'erano tutte, ecco, nessuno avrebbe ipotizzato altre cose. In mano ai tifosi, e dei pizzi soprattutto. Le mani sul calcio, insomma. Così sì, così ce l'hanno messe. Dove stiamo andando adesso c'è proprio il covo degli ultras. No. Niente, non ho speranza di fare qualcosa. Dai su. Almeno, ripeto, per avere il vostro punto di vista. Non c'è niente, non abbiamo nessun punto di vista. Guarda. Sei d'accordo con me che così non c'è una versione anche vostra di fatto? No. Cioè, in non pare nudo, guarda, veramente, parla con muro proprio. In questo caso non si tratta di scontri, si tratta proprio no, di... non si tratta proprio di niente, cioè, non è... si tratta di niente. Ma ora ci fa la libertà di cioè, andare a bagnare la pizza senza che devi stare a parlare con te. Siamo in un paese libero. Fabrizio ha 33 anni, è uno dei leader degli irriducibili della Lazio. Lui all'Olimpico non c'era perché era qui, era in casa, era costretto in casa perché è stato arrestato per gli scontri prima della partita Lazio-Juve, ma ha seguito tutto dal telefono. C'è stato uno scontro tra tifosi e polizia e quello che sono imputato io è di lesioni e devastazione. Nessuno comunque dice e che sono stato io. How can you see into my eyes, my... E a casa quindi sono stato raggiunto una telefonata dei ragazzi che mi dicevano guarda che la Sud sta togliendo gli striscioni. È chiaro che noi vedendo questa situazione abbiamo preso per certa questa notizia e per rispetto e solidarietà, perché in quel momento per noi diventava ufficiale. Tu gli hai detto praticamente levate anche voi i vostri. Io nel momento in cui ho visto che la Sud toglieva gli striscioni per una forma di rispetto e di solidarietà, perché ripeto è diventato ufficiale in quel momento questa morte di questo bambino. Allora, a San Lorenzo c'è il covo dei boys. Noi avremo appuntamento con uno dei capi dei boys, che però non si è più fatto vivo. Quindi andiamo a cercare, a vedere se è lì, effettivamente, andare a vedere dove si ritrovano questi ragazzi. Non c'è. Volevano che lui andasse, non si è presentato, hanno cominciato a dire ah, perché non si è presentato, magari c'è qualcosa da nascondere. Cioè a noi quando mettono il punto interrogativo su domande che magari uno non te può rispondere perché non è presente, non ci piace. Quindi allora a quel punto però facciamo un comunicato, va a finire su Lanza e a Lanza lo leggeremo. Basta. Lo so, io ti ripeto, ho parlato con lui. E ti sto dicendo questa cosa qui, poi vuoi aspettare fino a stasera, poi stai a vuoto perché sinceramente non viene. Aspetto di telefonare. Io non so che devo lavorare, devo capire tutto, però intervista non si fa.
né due spalle, né due piedi e né due culo. Sono le 14.30, quella che sentite e che sentiamo anche noi, ovviamente è Radio Azzurra, la radio che fa da supporto alla Lazio. Ci sono gli irriducibili, gli ultra della Lazio in trasmissione. Dopo mezz'ora è diventato un bambino investito da una camionetta della polizia. Luca, i tifosi ti chiamano la voce della, fammi salutare, della Nord, certo. Ciao Gianni. Tutti i laziali, tutti dicevano fuori, fuori, fermate la partita, perché non si però è giocare. Un po' assurdo che qualcuno possa arrivare al bordo del campo, no? O normalmente ci sono... No, cioè... no, no. Adesso qualcuno dice il derby si recupera però a porte chiuse. Vorrà dire che saremo fuori dello stadio. Come che si chiama questo stadio? Vabbè. Qua, dopo la partita, sono venuti i capi del tifo laziale. Occhio la camera. Possiamo? Hai visto quel monero? Ho scoperto che cos'era. La macchina della polizia. Sì, no, ma ha detto Fabio e Massimiliano che stavano da sotto alla gruppo, gli hanno dato fuoco. Per assurdo, prendo 50, se voglio provocare una cosa, prendo 50 persone, le porto lì. Certo, fai una carica sulle forze dell'ordine, poi ti mischi in mezzo alla gente normale e si può succedere tutto. Dobbiamo dire che forse era meglio che c'era il morto, cioè se ci fosse stato il morto a sto punto forse... Oggi non c'erano tutte, ecco, nessuno avrebbe ipotizzato altre cose. Allora Stefano, Stefani, avete vissuto per due giorni nei covi, in mezzo agli ultra, davvero avete l'impressione che siano loro i padroni del calcio? Davvero c'era un piano forse per fare qualcosa di peggio? Abbiamo sentito uno che diceva ci fosse stato il morto. Beh, il piano non lo so, non posso saperlo. Sono i padroni, sicuramente sono i maggiori azionisti del calcio. Ma questo suona sempre, io ho lavorato 10 anni fa nel calcio, lo erano anche allora. Una sola cosa... Però non si era mai visto in quel modo come abbiamo visto domenica sera, eh? No, si è raggiunto veramente un picco. Roberto, l'ultimo intervistato, diceva adesso si crea un problema. Se io sto perdendo una partita, basta che metto in giro una voce, la partita la si ferma. Bloccare. Mi conto anche di una cosa, che loro ne hanno fatta una questione di moralità. Cioè loro sostenevano, di fronte a una notizia di questo tipo, non si può non tentare di interrompere la partita. Ora che qualcuno le accusa di complotto, chiaramente l'offesa è doppia, perché hanno tentato di arginare una situazione insomma pesante e adesso si passano anche dalla parte del torto. È impressionante infatti quello che diceva, per noi quando hanno tolto i tifosi della Roma, hanno tolto i tifosi della Lazio, diceva quando i tifosi della Roma hanno tolto gli striscioni, per noi era la notizia ufficiale, perché il segno perché nel codice del calcio togliere lo striscione vuol dire che c'è stato un lutto all'interno dello stadio. C'è un codice che dice, un codice particolare. Allora noi abbiamo visto tante immagini, io vorrei chiudere questa parte, poi naturalmente l'alieno continua, ma chiudere questa parte con un'immagine particolare, forse siamo in grado di mandarla in onda. Ecco, è l'immagine di un finanziere che casca, ecco, ferito. Allora, non è successo nulla, si è detto in questi giorni. 174 feriti ci sono stati, di cui 153 poliziotti, carabinieri, guardie di finanza. Sono stati insultati, celerini assassini, infami. Se non c'è stata tragedia, se non ci sono 80.000 persone, sono uscite a defluire dallo stadio in modo abbastanza sereno, senza incidenti, senza il morto che qualcuno auspicava, e anche grazie a persone come queste che per poco più di 1.000 euro al mese sfidano ogni domenica allo stadio, rischiano ogni volta la vita allo stadio per garantire la sicurezza a quelle persone che poi li insultano gridando celerini, assassini. A tra pochi minuti l'alieno continua. Lunghissima storia e milioni di appassionati. Che cosa fare? A TV7 in diretta parlano i protagonisti. Che cosa accadrà adesso? Cosa succede all'estero? Per capire vedremo documenti esclusivi. Calcio malato. Tra poco, dopo il telegiornale. Give us Sunday, baby. Here we go.
No, quel ragazzino in vestito da larga della polizia. Ma non è vero niente! Non è vero niente, la notizia è infondata. Allora la domanda che ha detto ha detto che è stata data la notizia, ma è infondata. Se è vero, non è partita. Oh, abbattate queste calzole delle camere. Andremo da casa, i genitori. Non se ne è vero. Che dà la conoscenza tua, non se ne è vero. Parla dolore. Facciamo parlare. Adesso la facciamo parlare. Non faccio una partita per questo tempo. Sera e tu eri con me. Ma dico, tu questo casco quando lo cambi? E fallo a cambiare, fa schifo. Ma. Cioè, ti devo sempre cazziare a te, eh. Guarda, cambialo tu dal cinturone, fai pena. Senti, ma l'operai mia manco uno se ne ha visto ancora. Già tutti precisi. Mazzo, ma che operai che c'ho? Hanno ritirato tutti. Me lo dai a 20 sacchi da momento oggi, dai. Roma Nord, dai, mo che partiamo uno sopra e voglio vedere tutti i caschi, perché se scende a scende non mi fate vedere uno scende col telefono, con l'altro senza il casco. Stiamo a lavorare 10 minuti, su. E che cazzo? 10 minuti di lavoro sono. Brother of five,
doing whatever I had to do to survive. Fratelli d'Italia, d'Italia, sei destra. La gente ha capito che adesso i boys non è che prima era una cosa sempre politica, una cosa, adesso si fa il tifo va a Roma, si fanno le coreografie. Noi abbiamo perso 4 derby di seguito, io non c'ero, perché se io c'ero, penso che se avevo perso 4 derby di seguito andavo a Piazzema e ne ho attaccato addosso al Palo di Trigoria, perché io 4 derby ne perdevo. E noi quando c'è stata la contestazione a settembre a Roma Atalanta, no?